Bentrovati a tutti voi ad un nuovo appuntamento con Cosa succede in città, la trasmissione di informazioni e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del Comune di Prato. Drastica riduzione della spesa per gli affitti passivi da parte del Comune, con un risparmio di 700.000 euro all'anno. Taglio di spesa di 700.000 euro all'anno sugli affitti passivi pagati dall'amministrazione comunale per immobili privati. È stato approvato dall'amministrazione comunale il piano di razionalizzazione dei locali che ospitano uffici e servizi municipali. Attualmente il Comune spende 830.000 euro, ma successivamente alla realizzazione del piano la spesa si ridurrà a 130.000 euro. Ecco gli step del piano. La sede della ex circoscrizione centro in via dell'Accademia, appartenente al Comune, sarà liberata dai pochi dipendenti che ancora vi operano, che saranno raggruppati insieme ai loro colleghi dei servizi demografici in piazza Cardinale Niccolò, per fare spazio al servizio gare, provveditorato e contratti, che lascerà così il terzo piano di Palazzo Gini Benassai in piazza Mercatale e una parte del terzo piano di viale Arcivescovo Martini, sopra l'urbanistica, non di proprietà comunale. Nel palazzo Gini Benassai, tradizionalmente destinato ai servizi tecnici e di proprietà comunale, troveranno quindi posto i dipendenti che si occupano di ambiente e qualità dei luoghi di lavoro, che lasceranno i locali del palazzo di via Manassei, dove andranno invece ad operare i dipendenti dello sportello Europa, che a loro volta lasceranno un'altra parte del terzo piano di viale Arcivescovo Martini. Da tale terzo piano, infine, scenderanno al secondo, insieme ai colleghi dell'urbanistica, alcuni dipendenti che operano nell'ambito del governo del territorio. Tutti i dipendenti del centro elaborazione dati e informatica saranno trasferiti dal palazzo di via Cairoli, preso in affitto, ad una nuova ala in fase avanzata di ristrutturazione del palazzo di Santa Caterina. Tutti questi movimenti permetteranno una razionalizzazione ed una maggiore efficienza, con un raggruppamento dei dipendenti per aree omogenee di attività, rendendo nel frattempo possibile la remissione delle locazioni passive del terzo piano di viale Arcivescovo Martini e del palazzo di via Cairoli, con un risparmio di 200.000 euro annui. Le principali azioni programmate per gli anni successivi sono la realizzazione di un nuovo archivio, con un risparmio di 180.000 euro all'anno, la realizzazione di un nuovo magazzino, meno 120.000 euro all'anno, la ristrutturazione di Palazzo Pacchiani per ospitarvi urbanistica, edilizia e governo del territorio, meno 100.000 all'anno, ulteriori interventi minori di razionalizzazione e dismissione affitti per un totale di 300.000 euro all'anno. Inoltre, la proposta dell'amministrazione è di mettere a disposizione degli uffici statali alcuni terreni e palazzi storici di proprietà del Comune per creare sinergie che permettano anche allo Stato di operare la dovuta razionalizzazione delle spese per locazioni passive e al Comune di valorizzare i propri immobili. Al confine con Agliana e con l'autostrada A11 l'area proposta per ospitare gli impianti di trattamento degli inerti e di terre di scavo. È quella al confine con l'autostrada A11 e il casello Prato Ovest, l'area proposta dall'amministrazione comunale per l'insediamento di impianti di trattamento di inerti non pericolosi, in particolar modo provenienti dall'edilizia e dalle scavazioni. Inizialmente erano due le aree idonee lungo la A11 individuate dal protocollo d'intesa tra Comune, Provincia e Regione firmato a gennaio, tenendo conto della lontananza dagli insediamenti abitativi, della tutela del paesaggio e dell'assenza di vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici. La prima, appunto, è al confine tra Casale e Agliana, 19 ettari tra la Firenze Mare e la Declassata, e la seconda in via Paronese a nord del macrolotto 1, 9 ettari delimitati dalla prima tangenziale, dall'autostrada e dall'asse delle industrie. In relazione alla prima ipotesi, dagli incontri svolti con i cittadini e dagli approfondimenti tecnici effettuati dal Comune negli ultimi mesi, sono emerse criticità minori, in particolar modo in merito alla viabilità di accesso all'area.
Quando saranno realizzate le necessarie opere di mitigazione ambientale a carico delle imprese che vorranno utilizzare l'area, è intenzione dell'amministrazione cogliere l'occasione anche per ricavare una cassa di espansione per il fosso Ficarello, in modo da garantire la sicurezza idraulica di tutti i territori a valle dell'autostrada. La delibera approderà la prossima settimana sui banchi del Consiglio Comunale, che dovrà pronunciarsi sull'adozione della variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico. L'intesa preliminare per la variante con provincia e regione è stata preceduta dalla conferenza dei servizi per avviare l'accordo di pianificazione, con il coinvolgimento di ARPAT, USL, autorità di bacino, consorzio di bonifica, soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici ed archeologici, Publiacqua, SNAM e Terna. E con questo è tutto per oggi, vi ringrazio della vostra attenzione e vi lascio alla nostra rubrica degli appuntamenti per il fine settimana. Arrivederci! Sabato 25 aprile, domenica 26 aprile, collezionare in piazza, Piazza San Francesco, tutto il giorno. Sabato 25 aprile, Terra di Prato, Mercato dei produttori agricoli o della filiera corta, Piazza del Mercato Nuovo, mattina. Domenica 26 aprile, Fieruncola delle Bigonce, in piazze Santa Maria in Castello, Sant'Antonino e Buonamici, dalle 9 alle 19. Domenica 26 aprile, i luoghi segreti di Prato, visita ai monasteri, via San Vincenzo, dalle 10.